detrazioni e incentivi all'uso di carte di credito, e questo è il piano del Conte Bis, sgravi per chi utilizza la moneta elettronica, in vista quindi accordi per ridurre quelle che sono le commissioni dei POS. Pensate, nel 2018 più 6,8% dei pagamenti elettronici. E vogliamo commentare questo e sapere anche come la pensa Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze, FIPE Toscana. Grazie per essere con noi, Cursano. Salve, buongiorno. Allora, entriamo in merito al suo parere. La crescita delle transazioni con moneta elettronica è un processo reversibile, insomma, vale 200 miliardi e di questi 45 sono legati alla prossimità, al vicinato, quindi diciamo è un percorso di cui nessuno può tirarsi dietro, però siamo davanti a un circolo vizioso. Le commissioni sono alte perché le transazioni sono poche. Ma le transazioni sono poche perché le commissioni sono alte, e allora qui bisogna partire, perché effettivamente, insomma, se qui il governo vuole mettere una nuova tassa sul contante e quindi lo scopo è quello di far cassa, e allora viene il ragionevole dubbio che il vero scopo non è quello di farci andare verso l'elettronico, ma in sostanza incassare nuove tasse. Perché se non si crea un meccanismo incentivante reale in cui entro una certa cifra, noi abbiamo pensato come federazione 15 euro, non sia costo zero, il caffè, tramite come sta accadendo il bancomat o le carte di credito, voglio dire, se ci va sotto costo, cioè 15 centesimi di costo per un caffè. Quello che volevo capire, volevo proprio entrare in merito al caffè. Se io vengo da lei, Caffè delle Rose, ok, e prendo un caffè, lo pago con la carta di credito, quanto le costa a lei? Guardi, quando accadono queste cose si fanno, ma mi creda che ci vengono i crampi allo stomaco. Ci viene a offrire il caffè. Perché se lei pensa che il posto ha da 15 a 25 euro di costo di noleggio, ogni transazione ha un minimo di costo per quanto riguarda il bancomat, 0,15 centesimi, vuol dire il 18% di un caffè che costa 1,10 euro. Beh, è chiaro che si incentiva il contante. Ma se invece, come noi abbiamo fatto con una grande banca, che non sto a fare i nomi per non fare promozione, entro i 15 euro costo zero, è chiaro che lo strumento diventa conveniente per tutti, perché adesso con il contact è anche molto veloce rispetto a prima, che fare la transazione, aspettare la linea. Oggi c'è un meccanismo che, devo dire, ci aiuta. Ma qui c'è un problema di annunci, e dove noi abbiamo questa sensazione che anche rispetto a questa situazione si intenda a far cassa. E lei pensi che non è solo la materia prima, il personale passa da quel caffè, i contributi passano da quel caffè, l'affitto passa da quel caffè, l'Enel, luce, gas passa da quel caffè, il commercialista, la tassa dei rifiuti, il consulente del lavoro. Io, ci sono 30 fonti di costo intorno a un prodotto che un'attività in qualche modo offre. Quindi se si trovano meccanismi per ancora di più penalizzare l'offerta di un bene o un servizio, si va fuori mercato. Non possiamo noi lavorare, alzarci la mattina per mantenere un meccanismo speculativo sulla nostra pelle. Ecco perché siamo un po' arrabbiati. Noi chiediamo una mano e ci viene dato uno schiaffo. Si parla di elettronico e poi ci costa. Si parla di corrispettivi elettronici ed è un costo. Si parla di fatture elettroniche ed è un ulteriore costo e meccanismo burocratico. Cioè, così non si fa impresa, non se ne esce, non se ne esce. Lasceremo noi il nostro paese. Ma senta, lei, ai cinesi, ecco, quale potrebbe essere la soluzione? Come ha fatto lei, nel senso, prendere un accordo con la propria banca e quindi chiedere in un range, insomma, di spesa? Perché ad esempio sono arrivati anche adesso dei messaggi da parte degli ascoltatori dove ci scrivono: alcuni negozianti dicono che accettano transazioni con il bancomat solo da 10 o 15 euro in su, non è giusto per il cliente, oppure alcuni che dicono molti altri non lo hanno installato, oppure scrivono che è guasto quando non è vero, insomma, ecco. Ma si creano tutti i meccanismi per cercare di salvarsi, perché se su un importo l'euro del costo ci sta,
ma su importi di colazione o di questo tipo è chiaro che il POS non funziona, non c'è la linea, c'è un problema, si incentiva questo meccanismo. Se invece, ripeto, come abbiamo fatto noi come pubblici esercizi, 300.000 imprese in tutta Italia, si fa un accordo per incentivare, è chiaro che anche fino a 15 euro, ad esempio, è il contesto della piccola spesa in cui tu sei a stimolare quel meccanismo. Io ho la paura che dietro ci sia questa volontà di infilare un'altra tassazione, ma non la volontà vera per fare in modo che tutto il sistema economico si indirizzi verso la moneta elettronica, perché si farebbero altre cose. E le imprese chiudono, siamo in difficoltà, noi bisogna venire incontro al consumatore, bisogna contenere i costi per dare una risposta alle famiglie, alle imprese che sono sotto l'orlo di una crisi di nervi. Invece si fanno cose distanti che mettono sempre di più in difficoltà. Grazie, grazie Aldo Cursario.